Ma ci rimane questa domanda. Ma quindi chi ha ragione? La fede o la scienza? Vi pongo questo piccolo spunto di riflessione. Prendiamo una torta, la mettiamo al centro di una stanza, chiamiamo un gruppo di scienziati che, poniamo il caso, non abbia mai visto che una torta, non sappia cosa sia. Gliela mettiamo davanti e diciamo a questo gruppo di scienziati: che cos'è? Loro cosa fanno? Ammesso e non concesso che non se la mangino lì per lì presi dalla gola, prendono un pezzo, lo sottopongono a tutte le varie analisi biologiche, chimiche, fisiche che possono fare, vedono quanto pesa, riescono a risalire agli ingredienti di cui è fatta: la farina, l'acqua, l'olio, le uova, il burro, il latte, il cacao. Tutto quello che si vuole. E magari possono anche intuire la ricetta, poi se riusciamo ad arrivare allo chef o al pasticcere che ha fatto quella ricetta, ci arriviamo anche un pochino meglio, riusciamo anche a replicarla. Ma è diversa la domanda se ci chiediamo perché in certi giorni speciali della nostra vita, può essere il compleanno, può essere il superamento degli esami di terza media, della maturità, la laurea. Perché qualcuno ci organizza una festa e ci porta una torta? La risposta più semplice e basilare è perché c'è qualcuno che ci vuole bene. Sul voler bene, sulla natura del pensiero, dei sentimenti, degli stati d'animo profondi, del ragionamento in quanto tale. L'esperienza scientifica può dire poco. Sì, può arrivare ad individuare attraverso degli appositi macchinari quale area del cervello si accende, cioè si irraggia di, verrebbe da dire, energia elettrica quando facciamo, pensiamo o sentiamo una determinata cosa. Può dirci quali sono le ghiandole nel nostro corpo che secernono quel determinato ormone e può dirci la chimica del nostro corpo, come funziona sotto quell'aspetto. Ma su ciò che non può essere quantificato, toccato, analizzato, cioè dal punto di vista scientifico, l'esistenza di un singolo pensiero non la puoi dimostrare, non la puoi indagare. L'esistenza dell'amore come sentimento profondo costitutivo di un preciso momento dell'esistenza dell'uomo, di una scelta che implica non solo un'emozione o un istinto, ma la volontà, non può essere indagato. Si tratta di ciò che sta oltre il materiale. Posso negarne l'esistenza e dire che tutto si spiega con la pura e semplice materia. Vi dico una cosa, ancora non ci è riuscito nessuno a spiegare tutto con la pura e semplice materia. Per quale motivo? Perché ci sono delle cose non misurabili, non quantificabili, che non cadono sotto il metodo scientifico sperimentale, perché vanno oltre l'esperienza materiale dell'uomo. Si entra in un'altra sfera, quella che se la scienza indaga sulla fisica, il pensiero umano l'ha indicata come metafisica, cioè ciò che sta al di sopra del mondo fisico, del mondo che cade sotto i nostri sensi. Ecco, se la scienza la possiamo paragonare all'intelletto, cioè che si spiega e si domanda i meccanismi delle cose, una cosa cos'è, com'è, com'è fatta, come funziona, la religione, la fede, il cuore va ad indagare quei perché che la scienza non può computare, non può calcolare, non può quantificare. Allora ci possiamo chiedere, chi ha ragione, la fede o la scienza? Dobbiamo concludere, se siamo onesti intellettualmente, hanno ragione tutte e due. Perché come noi abbiamo in testa due occhi per poter vedere le tre dimensioni al nostro campo visivo di 180 gradi, chi ce l'ha? Chi non è cecato come me che porto gli occhiali, per poter vedere questi 180 gradi tridimensionali che abbiamo davanti al nostro viso, abbiamo bisogno di tutti e due i nostri occhi.
Esattamente come un'aquila che vola libera nel cielo ha bisogno di tutte e due le sue ali per volare. E così l'essere umano, per potersi dire completo, integro, ha bisogno del suo intelletto e del suo cuore, perché l'intelletto, privato delle ragioni del cuore, è pericolosissimo. Nel nome dell'intelletto si sono fatti orrori come l'invenzione della bomba atomica. Dov'è il cuore in quello? Non c'è. Nel nome dell'intelletto si sono inventate macchine di morte per giustiziare le persone. Dov'è il cuore lì? Nel nome dell'intelletto si sono inventati i campi di concentramento per sterminare milioni di persone. Dov'è il cuore lì? E viceversa. Il cuore da solo, che va dietro le sue passioni, i suoi sentimenti, le sue emozioni che lo prendono, che lo strattonano di qua e di là. Il cuore, senza l'uso della mente, è stupido. Perché non ragiona sulla effettiva logica, causa, conseguenza, cosa è opportuno, cosa non è opportuno fare. Si lascia portare dove lo porta il vento. Ragazzi, il famoso proverbio va dove ti porta il cuore. No! Ma proprio no! Va dove ti porta il cuore, insieme alla tua bella testolina, che riflette insieme al proprio cuore su cosa è giusto e non è giusto fare. E così vedete che intelletto e cuore, scienza e fede, per creare, dare la completezza all'essere umano, servono tutte e due, ma che non si devono fare la guerra. Si devono completare, aiutandoci a porci le domande giuste, alle quali, con libertà assoluta di coscienza e con serenità, cercheremo nel cammino di tutta una vita di trovare le risposte. Ah, dimenticavo! Sapete chi è stato il principale ideatore della teoria del Big Bang circa l'origine di tutto? Georges Lemaître, scienziato, fisico e prete cattolico. Un uomo di fede per la cui fede la scienza non è stata per niente di ostacolo, né la sua fede è stata di ostacolo alla sua scienza.